Ed eccoci tornati, eccoci qui. Quindi, Lili, prego con la prima. Iniziamo questa puntata parlando appunto di The Witcher, A New Saga Begins, notizia offerta dal nostro chef. Un nuovo strigo ci sarà, adesso è ufficiale. CD Projekt Red, in un recente messaggio condiviso sul suo profilo Twitter, ha dichiarato di essere in procinto di abbandonare il suo motore grafico proprietario Red Engine per intraprendere lo sviluppo di un nuovo capitolo di The Witcher, basato su Unreal Engine 5. Informazione che quindi conferma l'arrivo nei prossimi anni di un capitolo del franchise sviluppato in ottica next gen, e quindi su piattaforma PC, PS5 e Xbox Series XS. Tale comunicazione ha logicamente dato il via a una valanga di speculazione, merito anche dell'immagine promozionale ad essa legata, la quale vede un medaglione del gatto immerso nella neve e in calce la scritta A New Saga Begins. Questo sembra lasciare intuire che il nuovo corso non seguirà le gesta di Geralt di Rivia, anche perché è stata la stessa CD Projekt ad ammettere che quella saga ha già narrato tutto ciò che doveva narrare, e che la storia ha ricevuto una degna conclusione con The Witcher 3 Wild Hunt. Quindi, chi sarà il nuovo o la nuova protagonista? L'ipotesi che va per la maggiore è che il nuovo strigo sarà Ciri, dato che nella serie di romanzi è proprio lei ad entrare in possesso del medaglione del gatto, strappandolo a Leo Bonnard. Mentre The Witcher 3 lo porta addirittura attaccato alla sua cintura, sebbene il design dello stesso sia leggermente diverso. Un'altra speculazione molto importante che si è subito diffusa è che il titolo possa essere esclusivo a PC su Epic Store, ma in questo caso è arrivato una smentita ufficiale direttamente da parte di CD Projekt. Attualmente hanno dichiarato sono ancora all'inizio di stesura della trama e non è previsto nessun contratto di esclusività, sebbene il team collaborerà a stretto contatto con Epic per plasmare il motore di gioco del nuovo capitolo. Del resto, l'Unreal Engine 5 è di proprietà proprio dei papà di Fortnite. Naturalmente non sono ancora stati diffusi dettagli in merito ai tempi di sviluppo ad una presunta data d'uscita. Magari ne sapremo di più tra qualche mese in clima di E3? Sinceramente ne dubitiamo, e se proprio dovessimo tirare a scommettere diremmo che l'uscita sarà prevista intorno al 2025, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima di avere informazioni più concrete in merito. E voi che ne pensate? Pensate che l'adozione del nuovo motore grafico possa giovare all'open world polacco? E più in generale, siete in attesa di questo nuovo inizio? Tu lì sei in attesa di questo nuovo inizio o non te ne frega nulla di The Witcher? Non ho potuto giocare, sto ancora in realtà aspettando di giocare The Witcher 3 perché non l'ho potuto giocare non avendo un PC abbastanza performante. Ok. Quindi nella Però quindi lista sei dei giochi che curiosa comunque. comunque Sì, della magari saga. appena gioco The Witcher 3 sarò ancora più curiosa SG se dice lo giocherà giocarlo. sicuramente. Io sono curioso, ragazzi, del fatto che passano appunto ad un motore grafico come Unreal Engine, che può dare tanto, perché in effetti il Red Engine a me non è mai piaciuto più di tanto come motore. Però in generale io non ho mai sopportato la saga di The Witcher in sé, cioè il personaggio mi piace, però non sono mai riuscito ad andare oltre nel gameplay, specialmente per le questioni legate all'ambito tecnico. Dato che il 3 è quello, diciamo, uscito meglio, sì, però già anche il 3 al lancio aveva molte problematiche, lo provai. Problematiche intanto proprio a livello di combat system, eccetera, poi fu reworkato in corso d'opera. Per carità, godibile per chiunque l'ho apprezzato, io però purtroppo non ce l'ho fatta e quindi prendo lo abbandonai. La stessa cosa col 2, la stessa cosa con l'1 che provai ed era troppo vetusto per me. Sono curioso, non conosco pochissimo della saga, se non quella appunto che ho visto nella serie TV, quindi non lo aspetto più di tanto, sinceramente. Però, ovviamente, dato che facciamo le news, almeno cercheremo di tenere le orecchie tese, appunto, per vedere come sarà, almeno, come uscirà. Anche se non credo che se ne parli per adesso, così come infatti scrivo nella news, ne parlerà forse nel 2025, ragazzi, perché ancora non hanno nemmeno cominciato a sviluppare, quindi ti prenderanno il giusto tempo anche dopo magari il fail di Cyberpunk probabilmente.